5 minuti o poco più, una performance più simile all'installazione che allo spettacolo vero e proprio. Musica, luci, un breve canovaccio per una narrazione che spetta al pubblico ricevere e assorbire affinché resti impressa oppure venga accantonata. Difficile però che l'ultima iniziativa della corte di Brut passi inosservata perché l'unicità del contesto fa già di per sé notizia. Non un teatro, ma una cascina di inizio Novecento. Non una galleria, ma un ristorante che ancor prima è luogo di incontro, passaggio e confronto. Lo spunto è il saggio filosofico di Alexander Dugin, sociologo russo al centro di tante polemiche, l'ultima delle quali pubblicata dall'Espresso. Parla di assenza e di speranza, della frontiera oltre la quale l'idea diventa ideale e la fede assurge a porto sicuro. Ma più della fonte di ispirazione vale la traduzione, messa in scena dall'illustratore, grafico e fumettista Marco Maccecchini e dal musicista e compositore Johannes Bickler, che il 30 novembre, col Jobit Rio, porterà al Teatro di Taino il debutto del nuovo disco intitolato appunto Midnight Sun. Sono partito subito con l'idea di riempire lo spazio e quindi con la direzione che doveva avere l'oggetto. E l'oggetto è diretto verso il centro dello spazio, verso proprio il centro della corte, e da lì sono partito a costruire, diciamo, il modello tridimensionale che poi è stato realizzato fisicamente. Quando mi è stato raccontato dell'idea del progetto, mi è stato spiegato. Ho capito che appunto avevo già il brano composto e quindi mi sono trovato totalmente in sintonia. Che cosa è che speri che un visitatore si porti a casa? Ma diciamo, quando vai in un luogo e ti aspetti una cosa e te ne arriva un'altra, ti porti a casa qualcosa sicuramente di diverso. Poi ognuno, per ognuno può essere diverso naturalmente. In cabina regia, un vulcanico padrone di casa. Si continua un antico progetto, quello di costruire l'arma più terribile che gli uomini possono costruire, ed è l'arte.